Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vi propongo una piccola intervista alla presidente e leader e fondatrice del partito Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che a casa traffica con il telefonino durante l'intervista, ha fatto più cose, comunque indaffarata. Lei sempre una donna che si informa prima di essere invitata in una trasmissione, prima di parlare con qualcuno. Lei si informa molto su quello che andrà a dire, sull'argomento della discussione, di una proprio delle caratteristiche di Giorgia Meloni, che è una donna molto preparata quando la si ascolta. Ma vediamo questa intervista a Giorgia Meloni, che è in casa perché la quarantena, dice, vale per tutti e vale anche per me. Il giornalista gli chiede: ma com'è stare a casa? È un'intervista telefonica, è fatta per telefono, e lei dice: beh, io mi sto abituando, sono frenetica e il mio carattere, fatico a fermarmi, e questa dimensione ristretta non mi appartiene, ma sto scoprendo che ha i suoi aspetti positivi. Ginevra, per esempio, è contenta, passiamo molto più tempo insieme. Ginevra è sua figlia. E il giornalista gli chiede: ma quanto durerà? Dice: il tempo che serve a interrompere questa malattia. Il nord si sta avvicinando al picco. La speranza è che nel resto d'Italia si riesca a contenere il diffondersi. Nel frattempo bisogna pensare al dopo, a come ricominciare. Sarà dura, ma mi fido degli italiani. Beh, quello che dice Giorgia Meloni, ricominciare, è come se fosse finita dopo, è come quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, che l'Italia ha ricominciato, è ripartita. Ci è voluto inizialmente del tempo e poi è arrivato il boom economico negli anni 60, che poi è proseguito fino alla fine degli anni 80. Quindi ci sono stati tutto il decennio dei 60, dei 70, degli 80, un trentennio di galoppata dell'Italia, che alla portata ai tempi di Bettino Craxi come quinta potenza mondiale, scavalcando l'Inghilterra. Poi siamo arretrati, il paese si è stancato economicamente. Ma e quindi qui bisognerà ripartire come dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Se dovesse tutto ripartire domani, ci sarebbe comunque un contraccolpo economico, perché la borsa ha perso troppo, si sono bruciati tantissimi soldi, e uno stop comunque di 15-20 giorni è grave, però si potrebbe recuperare velocemente. Con solo un altro stop di altri 15 giorni, già il patatrac sarebbe fatto. Ma continuiamo con l'intervista, e la Meloni dice: ne usciremo diversi. Cosa ci resterà attaccato alla pelle? La consapevolezza. Abbiamo scoperto virtù che forse non pensavamo di avere. Ci sono stati errori, ma la maggior parte degli italiani si sta dimostrando responsabile e con un senso di disciplina, magari inatteso, qualche volta anche sdrammatizzando la paura. Il giornalista gli chiede: ma che cosa la spaventa del domani? Lei dice: il deserto, aziende chiuse, negozi svaniti, laboratori e officine abbandonati, come cose lasciate lì, dimenticate, il sistema produttivo italiano in frantumi, il timore è che tanti possano dire: basta, non ce la faccio più, mi arrendo. Sì, molti potranno dire: adesso basta, chiedo il reddito di cittadinanza, finché dura. Immaginatevi gli equilibristi, quelli che con la loro azienda o con la loro attività erano lì tra il chiudere e andare avanti, o gli entrava giusto quello per sopravvivere, non sapevano cosa fare. Questo è un colpo di grazia. Naturalmente mia madre vive nella zona di Roma, diciamo, e ogni tanto gli chiedo: com'è lì, si è ripreso? Dice: guarda, è sempre tutto sempre più chiuso, saracinesche abbassate, negozi che chiudono. Dicono che il peggio era passato, ma mia madre dice sempre peggio qua nella zona di Roma, stessa zona dove vive Giorgia Meloni. E il giornalista gli chiede: ma che cosa fare? E lei dice: aiutarli a resistere, rendergli la vita più facile, riconoscere che chi rischia, chi fa impresa, merita fiducia, è un eroe. L'ho detto anche a Conte, abbiamo bisogno subito di una stagione libera
da vincoli. Leva tutto, facciamo in modo che le assunzioni siano più facili. Reintroduciamo il voucher per i lavori stagionali, in particolare per la raccolta agricola. Fidiamoci, non spingiamoli a chiudere. Il decreto Cura Italia sta invece favorendo la scelta opposta. Dice in buona sostanza, metti tutto in cassa integrazione, tanto c'è poco da fare. Non è normale che il decreto preveda la cassa integrazione per tutti e nessun incentivo per chi non mette nessuno in cassa integrazione e continua a pagare gli stipendi. Quello che dice Giorgia Meloni è questo, che non c'è una cancellazione delle tasse, c'è un congelamento. Dice, adesso in questo mese non me le paghi, in due mesi non me le paghi, però il terzo mese mi paghi quelle nuove più tutti gli arretrati, però non ti faccio pagare le multe. Immaginatevi un negozio che faceva già fatica, chiude per due mesi senza fatturato. Naturalmente alla riapertura o anche prima il proprietario dei muri gli dice mi devi dare l'affitto, cos'è? Voi adesso vuoi ricominciare a vendere e non mi paghi l'affitto? Guarda che mi devi dare l'affitto di questo mese più i due mesi passati. E poi ti arrivano nella cassetta delle lettere tutte le cose da pagare, no? 1, 2, 3, 4, tutte buste, paga qui, paga là, la spazzatura, l'elettricità, e il comune, eccetera, eccetera. Il commercialista che non ti lavora gratis dice, beh, adesso guarda che mi devi pagare febbraio, marzo, aprile, maggio, e mi devi pagare 4 mesi, perché sennò qui la tua contabilità è, io devo farla, io pago delle persone, io ho degli impegni. Quindi immaginatevi, alla eventuale riapertura molti preferiscono non aprire, dico io non pago più nessuno, così il commercialista non gli do più niente, non pago più l'affitto, fate quello che volete, io praticamente sono fallito, andatevi, volete i soldi? Non ve li do. No. Capite, quello che può succedere e che è quello che succederà. E il giornalista dice, ma è un invito ad arrendersi? E dice, esatto, la mia idea è diversa. Se un imprenditore sceglie di non rincorrere o di non ricorrere alla mobilità, lo Stato lo aiuta con l'equivalente di quanto sarebbe costata la cassa integrazione per ciascun dipendente. Questo è un modo per dire, ci rendiamo conto del sacrificio che stai facendo se tu oggi decidi di andare avanti. Poi gli chiede, ma come sono i rapporti con Conte? E lui dice, Schietti, ci sentiamo, l'ultima volta prima del vertice dell'Unione Europea. Noi, come promesso a Mattarella, siamo a disposizione della nazione. Fratelli d'Italia dialoga con il governo, non propone solo idee e suggerimenti, ma scrive vere e proprie norme che offre a Palazzo Chigi. Alcune vengono accettate, altre no. Noi però ci siamo. Sono contenta che Conte voglia ora tutelare le imprese strategiche per l'Italia con una golden share. Lo abbiamo proposto da più di due settimane. Questa malattia sta cambiando la politica, chiede il giornalista, dice, beh, la crisi mettono a nudo le persone, questo vale anche per i politici. Mi dispiace, per esempio, che molti nei 5 Stelle siano rimasti ancorati a polemiche un po' meschine. Tutti i giorni continuano ad attaccarmi personalmente, pensano solo al consenso. Significa che non hanno capito cosa sta accadendo. Ripetono lo stesso gioco perché non sanno fare altro. Totalmente d'accordo con Giorgia Meloni. 5 Stelle, polemiche meschine, non capiscono quello che sta succedendo, attaccano continuamente gli altri politici, non capiscono il quadro della situazione, come dice Meloni, ripetono le stesse cose perché non sanno fare altro. Se ne potrebbero dire tante su questi 5 Stelle, però perché infierire? Già gli elettori, quelli di un certo tipo, sono già andati via a gambe levate quando hanno capito che la consistenza di questi loro rappresentanti politici era quasi zero, se non meno di zero. Lei dice, io spero che qualcosa sia cambiato nella politica. E il giornalista gli chiede, ma che cosa? E lei dice, in momenti come questi ti fai delle domande, ti chiedi se sei all'altezza di quello che vorresti essere. Un politico tende a preoccuparsi del consenso. Non può però essere un'ossessione, impari a fregartene, fai le scelte che ritieni giuste anche a costo di deludere qualcuno. Le priorità cambiano. Io credo che da questa crisi, come italiani e come classe politica, ne usciremo più responsabili, migliori
è un'opportunità, ma per coglierla bisogna guardarsi allo specchio e fare i conti con se stessi. Il giornalista gli chiede: ma lei quanto si sente europea? Dice: profondamente, sono cresciuta con il mito dell'Europa, è la mia civiltà, i miei valori. E il giornalista dice: beh, non si direbbe. Lei risponde: lo so che passo come feroce anti-europeista, ma non è colpa mia, è l'Unione Europea che mischia le carte e come funziona che non mi convince. Si sa, io sono per l'Europa confederale, un'Europa che lascia ai singoli stati la libertà di occuparsi delle cose che possono e sanno fare. Sogno un'Europa che c'è quando davvero c'è bisogno. Le grandi questioni, politica estera, magari una difesa comune, le emergenze come questa che coinvolge tutti, invece adesso non c'è, è sparita. Non c'è un protocollo comune, non c'è neppure un modo condiviso per contare i malati e i morti. Il risultato è che i dati sono falsi e in tanti hanno cercato di nascondere la realtà. Beh, questo è reale. Molti stati nascondono la realtà per averne un beneficio economico a svantaggio degli altri paesi che sono schietti, che hanno dato i loro dati, come l'Italia. Sono convinto che la gran maggioranza degli stati sta mentendo sui dati. Sta mentendo. E il giornalista dice: ma non c'è neanche un piano di risposte economiche. La Banca Centrale Europea, per esempio, solo adesso si è resa conto che il problema è serio. Dice, e Meloni risponde: la Banca Centrale ha fatto il suo meglio per metterci in ginocchio. Come ho già detto, non credo che Christine Lagarde sia una sprovveduta. Ha fatto il gioco di Germania e Francia. All'inizio si è pensato che il problema sanitario fosse una disgrazia italiana, no? Noi gli untori del mondo. Ecco. Era l'occasione per saccheggiare le nostre aziende e per rimetterci in riga. È per questo che la Lagarde si è lasciata sfuggire quella frase sullo spread. E la BCE non ha usato il cannone sui mercati finanziari. Lo fa adesso perché sono in ballo gli interessi di Berlino e Parigi. Roma invece la vogliono accompagnare verso il fondo salva stati, che per noi significa commissariamento, fine della libertà, sottomissione, fallimento. Tutto chiaramente per il nostro bene, dicono, come è successo alla Grecia. Sapremo difenderci, chiede il giornalista, fino alla fine. E questa è una promessa, dice la Meloni. L'ultima domanda, che dice: sono giorni che si faticano perfino a seppellire i morti. Ci pensa alla morte? Lei dice: non ci pensavo, e poi è nata mia figlia, da quando c'è Ginevra ho perso la libertà di morire. Bella risposta quella della Meloni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.